Buonasera a tutti. Grazie innanzitutto per essere intervenuti a questa serata, che per la Wolsoniana è una serata molto, molto speciale, molto particolare. Quindi grazie per essere intervenuti, il grazie è a nome della Wolsoniana, di Palazzo Ducale, Fondazione per la Cultura. E questa presentazione in cui chiaramente gli autori devono parlare il meno possibile, quindi sia io che Matteo Focessati saremo silenziosissimi. Quello che avevamo da dire lo abbiamo detto nel volume che voi trovate in fondo alla sala, quindi iniziamo con il dare la parola a Luca Borzani, Presidente di Palazzo Ducale, Fondazione per la Cultura, e quindi diamo inizio a questa serata. Grazie ancora. Benvenuti, 10 anni di Wolsoniana a Genova, un anniversario importante, per cui grazie a tutti voi di essere qui e grazie soprattutto a Mickey Wolson, ultimo di una lunga stagione di mecenati e che ha voluto consegnare la sua donazione alla nostra città. In realtà avremmo dovuto fare una festa, ma siamo molto sobri, per cui vi chiederei, come elemento un po' festoso ma giusto, cominciamo con un applauso a Mickey Wolson. Nel dicembre del 2005 si è aperto lo spazio museale di Nervi. Grazie a un accordo fra Regione Liguria e Comune di Genova. Ed è stato, mi piace ricordarlo, come lo ricorderà anche Michi, un punto di arrivo di una discussione molto lunga. L'apertura dello spazio di Nervi stava dentro un progetto strategico, che era quello del Polo Museale del Levante dell'Arte Moderna. Nel dicembre 2014 la Fondazione Regionale della Cultura, che gestiva la Wolsoniana, è stata incorporata nella Fondazione della Cultura di Palazzo Ducale, con Regione Liguria che mantiene i costi di gestione dello spazio e dell'attività del museo. Non è stata e non l'abbiamo assunta come un'incorporazione amministrativa, come un'integrazione di un ulteriore pezzo di patrimonio della città. Ma l'abbiamo assunta, Palazzo Ducale, i curatori, come l'idea di andare a ripensare una nuova dimensione museale, addirittura di un museo su due spazi, dove insieme alla collezione ci fosse poi il luogo dell'esposizione e potesse anche diventare progressivamente un patrimonio con un'identità sempre più marcata e sempre più in grado, in qualche misura, di avere una sua connotazione dentro il sistema museale della città. Abbiamo fatto degli esperimenti nell'arco di questi anni, esperimenti molto ben riusciti. Forse molti di voi si ricordano le due mostre che abbiamo fatto a Palazzo Ducale, quella su Salò, ma anche quella sull'autarchia. Tra pochi mesi apriremo qui una bella mostra realizzata in collaborazione con Palazzo Reale a Milano. In questo momento a Palazzo Reale a Milano, su Alphonse Mucat e la Wolsoniana e magna pars di questo progetto. Ma soprattutto c'è, ed è il filo che a me piacerebbe presentare oggi, c'è il nuovo catalogo per i 10 anni, che più che un catalogo è un percorso ragionato attraverso il materiale conservato dalla Wolsoniana. E se lo sfogliate, abbiamo tentato di fare un libro bello, un libro, come dire, che si potesse conservare, guardare, che arricchisse. E se lo sfogliate, avete assolutamente il senso di quello che è l'identità forte di questa collezione, cioè di raccontare il nostro Novecento, di raccontare quello straordinario periodo in cui l'arte si misura con la società di massa, con l'architettura, con la propaganda, con i totalitarismi, cioè tutti quei pezzi che in qualche misura hanno consegnato la storia, le collezioni, gli archivi della Wolsoniana trovano, come dire, una loro
sintesi dentro quello che è una riflessione sulla nostra modernità. E questo, come dire, disegna anche una prospettiva nuova, cioè di un legame e di un'identità della Volsoniana sempre più come museo del Novecento in rete con la Fondazione Ansaldo, con i centri che studiano, come dire, i processi sulla città, cioè assumere sempre di più lo spazio e il luogo di un'elaborazione su quello che è stato il nostro passato più recente, passato che, se devo essere sincero, vive in questi decenni una discreta condizione di oblio, molto legata anche a nodi ideologici non affrontati e non risolti, ma dove all'interno, soprattutto in una città come Genova, ci stanno molte radici delle contraddizioni del presente. Nando Fasce, nel suo bell'articolo sul Secolo Oggi, diceva ci voleva forse un americano per collezionare una serie di documenti, opere su cui probabilmente all'epoca molta parte della cultura italiana avrebbe detto non ci interessa, è cosa minore, non è il caso, come dire, di consegnarle, di disegnarle in un museo. E probabilmente è vero questo giudizio. Noi oggi abbiamo un patrimonio pressoché straordinario, appunto, su un'età che sarebbe stata, come dire, consegnata soltanto a forme di collezionismo privato, tendenzialmente minore, e fuori, appunto, da una funzione pubblica ed educativa. E questo io credo che sia stato davvero il bel regalo che Mickey Wilson ha fatto alla nostra città. E qui chiudo, ma mi sembrava importante segnare due cose, cioè che gli anniversari sono anche, come dire, cose complesse. Il tema della retorica viaggia sull'anniversario mettendo... Ecco, qui stiamo ragionando su un anniversario che apre un nuovo percorso di lavoro e di ricerca. A me sembra questo un elemento molto bello e che forse può anche, come dire, ulteriormente aumentare i propri materiali, perché insieme a Regione Liguria stiamo ragionando su una seconda donazione da parte di Mickey Wilson. Ecco, quindi il messaggio che io volevo consegnare, insomma, in questa città, che troppo spesso la nostalgia di ciò che non c'è mai stato è una singolare contraddizione, che noi invece, come dire, consegniamo un anniversario provando con, come dire, pragmatismo e un minimo di scommessa una strada nuova. E questo mi sembra anche questo un buon messaggio. Grazie, benvenuti. Ringraziamo Luca Borzani, portiamo le scuse di Ilaria Cavo, l'assessore alla comunicazione e formazione, oltre che politiche giovanili e culturali della Regione Liguria, perché purtroppo non può essere presente con noi, e diamo la parola a Carla Sibilla, assessora alla cultura e turismo del Comune di Genova. Bene, buonasera, porto un saluto anche da parte del Sindaco, della Giunta. Un grazie a Mickey Wilson per essere qui in questa importante occasione e un grazie anche a Matteo Focchesati e a Gianni Franzone che hanno seguito nel tempo e curato la collezione wilsoniana con tanta passione, con tanti stimoli. E vorrei dire due cose in occasione di questo decennale. Beh, Mickey Wilson, certo, americano, ma un cittadino privato che collabora con la pubblica amministrazione. Quanto è importante questo? Quanto è stato fatto in passato anche parlando di nervi con i Luxoro piuttosto che i fratelli Frugone. Quindi ancora oggi la collaborazione tra privati cittadini, cultura e pubblica amministrazione sono elementi importanti e fondamentali. E poi a fine 2005 questo museo che si andava ad inserire in quello che era appunto il polo culturale del Levante a fianco in maniera complementare ad altri musei della città.
E oggi un parco di nervi che è stato ristrutturato e quindi un qualcosa di cui ci possiamo riappropriare come cittadini, ma che possiamo anche offrire all'esterno, ai nostri ospiti, in un ambiente particolare, sempre con una connessione forte con il centro artistico e monumentale della città, rafforzato ancora di più oggi dalla gestione da parte di Fondazione Palazzo Ducale, che ne può amplificare e approfondire in profondità i legami tra queste opere, la storia del Novecento e gli stimoli che potranno ulteriormente, già ci sono stati dati in questo anno passato e ancor più in futuro, come meglio di me ha detto Luca Borzani. Quindi grazie, e grazie per questa edizione importante che donate alla città. Grazie a Carla Sibilla. E prima che Matteo introduca le due persone che voi vedete qui al centro, che saranno proprio i due relatori che ci parleranno del volume, però è venuto il momento di lasciare la parola a Mickey Walson. Bilingua. Comincio con inglese. Can you imagine my emotion, this celebration of 10 years with a public-private initiative in this location? I repeat, in this location. My initiative and all those who collaborated with me, the closest of course being Matteo and Johnny and Sylvia, who we kidnapped and brought to America, and all the other people in this room who have contributed to the patrimony of the Wolfsoniana. No people have been more generous to a cultural institution than the Italians, who have gifted their legacies, their patrimonies, their art, and their souls to this initiative. I don't want to be banal, but Columbus did discover the New World about 60 miles from where I live. And the fact that I now am part of the fabric of where he came from is probably the most important and emotional and satisfying factor of my life. So I take this opportunity to thank all who have collaborated with me and have been helpful in creating a great public institution supported by the public in every way, privately and public. Questo volume avrei voluto scriverlo io. Non è un frase, ho detto tutto per dire, è quello che penso sinceramente. Poiché questo libro è la vera dichiarazione di intenti, l'autentico mission statement che mi ha guidato nella creazione della collezione. Non sono mai stato interessato
a soli valori estetici dell'arte. Con la mia collezione ho voluto costruire un affresco, una specie di enorme puzzle, puzzle in cui diversi manufatti artistici contribuiscono visivamente a restituire il clima storico, politico, culturale, economico e tecnico dei decenni compresi tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. L'affascinante stagione della modernità. Mi è sempre interessato la conservazione, l'esposizione e la valorizzazione di tali opere, ma ancora di più il loro studio e la loro ricerca. La collezione è quindi importante come fonte di documentazione di un periodo storico a noi molto vicino. Deve aiutarci a capire meglio il nostro passato prossimo, perché io sono convinto, come è già stato sottolineato da chi mi ha preceduto, che capire meglio il passato ci aiuta a vivere il presente con maggiore consapevolezza. Parole difficili in italiano. Consapevolezza. Forse ad evitare qualche errore e a suggerirci qualche prospettiva per il futuro. E la conoscenza che apre infinite possibilità. Se c'è conoscenza, c'è anche rispetto, conservazione e valorizzazione. Il percorso all'incontrario, ahimè, non funziona. Vi invito quindi a leggerlo, questo volume, e anche a guardarlo con attenzione. Sono convinto che questa cronica, che è insieme personale e universale. Questa cronica fatta di immagini e di storie dei primi 50 anni del Novecento vi appassionerà. Vi ringrazio quindi per essere intervenuti così numerosi, mostrando apprezzamento e sostegno per quanto la Wolfsoniana ha cercato di fare in questi primi 10 anni dell'apertura della sede espositiva a Nervi, e continuerà a fare negli anni a venire. Ringrazio quindi gli assessori di Regione Comune e il Presidente del Palazzo Ducale che consentono e consentiranno alla Wolfsonian di continuare nella sua missione. Grazie. Grazie Michi. Come diceva prima Luca Borzani, questa sera per noi della Wolfsoniana e per il Palazzo Ducale è una festa. Infatti vi abbiamo invitato per partecipare con noi e abbiamo chiamato anche due amici a commentare il libro che abbiamo appena edito. Inizierà, do la parola per primo, a Fabio Benzi, che è un amico, è un conoscitore della Wolfsoniana da anni, di Michi, è un viaggiatore come lui, condivide i nostri stessi gusti, le nostre stesse ossessioni, e quindi lascio la parola a lui per un commento sul nostro volume. Buonasera a tutti, e devo dire
veramente grazie alla città di Genova per essere intervenuta così numerosa. È un'occasione importante, ma questo significa anche che la città risponde alle cose importanti con un interesse che ormai non sempre riusciamo a trovare in tutta Italia. Quindi sono davvero, davvero onorato di parlare oggi, stasera. E devo dire che onestamente quasi quasi non so di che parlare, nel senso che sono talmente tante le cose. Parlare di Mickey Wolfson, che io conosco forse da 30 anni, e forse anche di più, ahimè, o che è un amico e di cui, devo dire, poi lo dirò, con la prospettiva del tempo si capiscono ancora di più le sue grandi intuizioni critiche. Se devo parlare del libro, come devo parlare naturalmente, se devo parlare del museo, se devo parlare dei 10 anni del museo, del decennale del museo, se devo parlare di Matteo Fucchessati, di Gianni Franzone, che sono due amici, due colleghi, bravissimi, appassionati, che hanno insieme a Michi collaborato a creare questa realtà. Quindi, come vedete, potremo parlare per qualche ora. Non vi spaventate, parlerò brevemente invece, però già le cose le ha dette Michi in maniera molto concisa e castica. Devo dire che un dibattito molto attuale nella storia dell'arte contemporanea internazionale, forse poco italiana, diciamo, ma certamente molto anglosassone, diciamo che nella storia dell'arte mondiale, il dibattito tra modernismo e modernità. È un dibattito che va avanti da qualche anno, nel quale io personalmente sono molto coinvolto. Va avanti da qualche anno, diciamo, forse anche un decennio. Michi tutto questo lo ha anticipato 40 anni fa, 30 anni fa. Cioè, è un davvero oggi le sue intuizioni si rivelano interessantissime, fondamentali per capire la chiave con la quale va letto il nostro secolo, che è esattamente quella del modernismo, di questo rapporto tra modernismo e modernità, tra avanguardia, potere, dittatura, socialità, che ha reso il nostro secolo davvero non il secolo breve, ma un secolo unico, e sicuramente più dell'intero secolo, la prima metà del Novecento, la fine dell'Ottocento, che hanno costruito, letteralmente costruito, l'idea della modernità, nella quale noi oggi siamo coinvolti. Vi dirò, dal punto di vista figurativo, certamente molto più di quanto successe nel Settecento con la Rivoluzione francese, con le mille novità che quella liberazione, diciamo, settecentesca dell'illuminismo portò. Il Novecento veramente ha portato al paradosso tutte le ideologie mescolandole e delle quali noi oggi cerchiamo di ritrovare la chiave. Questa chiave non la si può ritrovare con gli strumenti diciamo tradizionali. Michi ci ha dato, attraverso questo museo, che vi faccio notare è l'unico museo di arti applicate in Italia. Non esiste in Italia un museo di arti applicate. In tutti i paesi del mondo civili esiste, in Italia nessuno lo ha mai costruito. Lo pensarono i padri fondatori dello Stato italiano, perché all'inizio dell'Ottocento si fece a Roma un museo, anzi non solo a Roma, anche a Napoli, anche in altre città, un museo storico, lo chiamavano allora storico-industriale, e furono immediatamente, un breve torno di anno, furono chiusi. Noi non abbiamo un museo di arti applicate. A Londra fate conto che abbiamo il Victoria and Albert Museum. Non vi cito tutti gli altri, sarebbe inutile. Michi ha dato all'Italia il suo unico museo di arti
applicate. Solo questo sarebbe un contributo non fondamentale, inestimabile. A questo aggiunto una visione estremamente lungimirante del taglio, che è il taglio che la fine del Novecento e l'inizio del nostro secolo ha dato per riuscire a leggere tutto questo. Ammetto che io stesso ero più giovane all'epoca, io stesso delle volte avevo difficoltà a capire certe scelte di Mickey Wilson, ma non a capivo benissimo, ma non il fine a cui tendeva. Cioè, per esempio, ci sono degli aspetti che ancora oggi mi lasciano, gli unici aspetti che mi lasciano perplesso sono quelli molto comprensibili della scelta di Mickey di non scegliere l'arte per l'arte, cioè non l'arte del grande artista, non De Chirico, non Boccioni, ma tutto quello che si rifrange nel mondo della vita quotidiana. E questo lo capisco benissimo. Allora, in questo senso, vedo due piccole lacune in questa enorme e meravigliosa costruzione che ha fatto Mickey. E ne parlavo prima con gli amici e i colleghi. Uno è, per esempio, Sironi, che nel riverberare l'idea di arte e vita, di propaganda, di politica e di avanguardia, è stato uno dei più grandi interpreti del Novecento e del quale do la notizia adesso a Mickey. Io sto lavorando per far dare un deposito dalla famiglia Sironi di illustrazioni spero davvero di riuscirci perché è un contributo, un tributo che io, facendo parte della Fondazione Sironi, cercherò veramente di arricchire questo museo, come spero che continuerà a fare la città e come continuerà a fare il nostro paese interamente. E a questo proposito, la collezione di Mickey, naturalmente, io ho lavorato 2 anni negli Stati Uniti al Metropolitan Museum di New York e capisco benissimo che la sua idea di museo, che è l'unica possibile per il futuro e che in Italia è l'unica ad essere applicata nella Fondazione Wilson, ahimè. Cioè l'idea di un museo che non è una raccolta di pezzi che vanno conservati, ma un luogo di studio e di sperimentazione. Il Metropolitan Museum, voi non lo potete vedere perché ha molti piani interrati, nei quali c'è una delle più importanti biblioteche di storia dell'arte degli Stati Uniti. Lì si studia, si lavora per integrare le nuove conoscenze alle collezioni. È quello che la Fondazione Wilson fa con la sua raccolta bibliografica straordinaria, che è una specie di iceberg che non si vede, che sta sotto, ma che esiste e che c'è, e è l'unico modo, vi ripeto, per concepire oggi un ruolo dell'arte nella nostra società, non un ruolo passivo, ma un ruolo attivo. E in questo senso il catalogo di cui stiamo parlando, fatto, devo dire, magistralmente da Matteo e Gianni, perché ci danno dei capitoli molto sintetici, ci presentano una piccolissima parte delle collezioni, che sono molte e molte decine di migliaia di pezzi, e ci presentano una serie, 34 punti di vista. 34 punti di vista che sono 34 mostre in pectore. Ognuna di queste potrebbe essere sviluppata, ognuno di questi capitoli potrebbe essere sviluppato come una mostra e potrebbe essere sviluppato come una mostra con i soli materiali della Wilson Collection. Io stesso conosco molto bene la preziosità di questa collezione perché ho attinto a piene mani in grandi mostre che ho curato in anni passati,
E veramente le opere della collezione Wolfson sono indispensabili per ricreare qualsiasi tracciato culturale del Novecento. Avevo sentito prima che si diceva sarebbero rimaste nelle collezioni private. No, perché oggi i musei stranieri stanno cominciando, anzi hanno ben cominciato ad acquisire esattamente tutte le opere che Mickey Wolfson ha acquisito e che nessun museo italiano ha mai comprato. Per esempio il Musée d'Orsay di Parigi ha comprato numerosissime opere di arte applicata italiana che oggi abbiamo perso e che avremmo potuto comprare noi. Mickey ha sostituito lo Stato italiano in un suo sogno. Davvero è stato un sogno che ha regalato e di cui onestamente gli siamo davvero, davvero molto grati. E poi questa sua collezione è incrementata attraverso una serie di, anche di donazioni che le famiglie degli artisti hanno fatto, fiduciose di questo ruolo che sta svolgendo la Fondazione Wolfson. Non le cito adesso, me ne ero segnate alcune, di comodati che sono una preziosissima fonte per acquisire materiali, schedarli e renderli noti poi al pubblico, ma alla cultura italiana. E poi dei fondi che sono stati acquisiti integralmente da Mickey, che hanno veramente una consistenza eccezionale sia per numero che per qualità. Dunque, come vedete c'è molte cose di cui parlare e però non voglio portare via tempo all'altro relatore. Penso di avere inquadrato molto sinteticamente le questioni che rendono veramente insostituibile non solo il dono straordinario che ha fatto Mickey, ma anche il lavoro che chi si occupa di questa fondazione sta facendo per la cultura italiana. Un lavoro da minatori quasi, che nessun altro, ahimè, sta facendo oggi ancora in Italia. Grazie. Grazie Fabio Benzi, che ci ha dato un inquadramento della storia della Wolfsoniana. Io nel clima di festa ho dimenticato l'etichetta, non ho detto che Fabio Benzi, oltre che essere un amico, un esperto, è anche ordinario di arte contemporanea alla Università d'Annunzio di Chieti e Pescara, e soprattutto che ha fatto delle grandi mostre pionieristiche, importantissime, fondamentali, sul Liberty, sul Déco e sul Novecento italiano. La sua suggestione di queste 34 piccole mostre sui capitoli potrebbe essere effettivamente il prossimo divertissement dei prossimi anni. L'altro amico che adesso non mi dimenticherò invece di citare nella maniera più adeguata è Ferdinando Fasce, professore ordinario di storia contemporanea, americanista, e quindi un amico, conoscitore della collezione, e quindi chiederemo a lui di darci una prospettiva da storico di questo volume e di questa collezione di cui stiamo parlando questa sera. Bene, grazie Matteo, grazie molto dell'invito. Devo dire che in genere, come sapete, nei convegni c'è quello che coordina il tutto, che passa ai relatori dei foglietti con scritto 5, cioè c'è ancora solo 5 minuti, 3 minuti. Ecco. Io ero tentato, sentendo parlare Fabio Benzi, di cui conosco il lavoro, ammiro il lavoro, di passargli un foglietto con scritto più 5 oppure più 10, insomma, ecco, no? E quindi rovesciando un po' le
le regole, diciamo, no? In omaggio direi appunto alla cosa di cui stiamo parlando, no? Perché da quello che ha detto Fabio e da quello che hanno detto prima Luca, l'assessore e Michi stesso, questo è, insomma, noi stiamo celebrando una piccola rivoluzione, insomma, ecco, qualcosa di profondamente nuovo nell'ambiente culturale italiano. E quindi devo dire che, essendo io appunto uno che insegna storia, quindi abbastanza un vile meccanico, ecco, rispetto a quelli che fanno arte, cercherò di essere molto sintetico e dire che cosa a uno che studia il Novecento, come storico e che lo insegna, dice questo libro, dice la Wolsoniana, dice questo patrimonio di lavoro incarnato qui dentro, che è partito dall'iniziativa di Mickey Wolson, che poi è passato attraverso il lavoro notevolissimo di Matteo, di Gianni, di chi ha collaborato alla Wolsoniana, attraverso e con il concorso delle istituzioni. Allora, tre cose fondamentali, fondamentalmente direi. Ecco. Cosa ci dice questo dal punto di vista sostanziale? Che tipo di Novecento dice questo libro? Ecco, credo che sia un Novecento anzitutto liberato da una serie di ossessioni, cioè è un Novecento che torna, mi pare, a respirare. Una delle ossessioni che abbiamo avuto e che abbiamo in storiografia, ma in qualche modo la stiamo metabolizzando, ma è comprensibile, è la Prima Guerra Mondiale. Noi a lungo e ancora oggi prendiamo la guerra come questa ridefinizione completa di tutto. Ecco, Wolson invece ci diceva e ci dice, è importantissima, così come è importante la Seconda Guerra Mondiale, ma la periodizzazione deve essere più lunga. Bisogna partire dalla Belle Époque e bisogna arrivare alla Seconda Guerra Mondiale, se no restiamo intrappolati lì dentro. Restiamo intrappolati in una storia, e qui mi conforta un grandissimo storico, Francesco Benigno, una storia delle vittime, come se il Novecento fosse un museo degli orrori con delle vittime dentro. Lo è stato sicuramente, ma così noi perdiamo il senso della possibilità che è la storia. Lo diceva Michi, mi pare, molto bene. La storia è possibilità prima di tutto, cioè indagine e possibilità. È sconfitta, ma è anche questo, incessante tentativo di riapertura di possibilità. Ecco, questo Novecento, sottratto dunque a questo sguardo, restituito ai processi, agli attori concreti, questi 34 sezioni, questi 34 capitoli, ecco perché potrebbero venire delle mostre, perché sono molto contestualizzati. C'è una grande lezione della storia degli ultimi 30-40 anni, gli attori, i processi. Qui c'è la produzione culturale del Novecento. Come si è prodotto cultura nel Novecento? Si è prodotto cultura, ad esempio, appunto, prendendo Garibaldi, e allora abbiamo il Garibaldi di Emilio Cambellotti, e contemporaneamente abbiamo il Garibaldi, non mi ricordo mai, di questa straordinaria ditta, la fabbrica Malfettani, no, che lo mette lì, piuttosto imbronciato, sperando di far cassa. In una bellissima litografia, no, dei fratelli Armanino, che è un'altra delle cose. Ecco, notate, qui sono già passato, come vedete, dalla sostanza, dai contenuti alla metodologia. Una indicazione metodologica fondamentale, mi sembra di Michi, è quella che alto e basso devono assolutamente intrecciarsi, continuamente, incessantemente. Ecco, questo noi ci abbiamo messo in storiografia qualche secolo più o meno. E ancora oggi c'è qualcuno che dice, ma in fondo, un paio di settimane fa facevo esami e un ragazzo, io nel corso faccio appunto storia della pubblicità di queste cose, è andato bene sulla parte istituzionale e generale, è andato male sulla storia della pubblicità, non un ragazzo, è un signore di una certa età, e mi ha detto, sa, io vado meglio sulla storia ufficiale. E io gli ho detto, allora adesso le faccio una domanda sulla storia ufficiale. Mi ha detto, no. Perché se ci mettiamo allora a fare gli accademici, Ma perché? Perché, vedete, 30 anni fa un grande storico sociale, Peter James Stearns, scrisse un saggio in cui poneva questo problema. Diceva, ma bisogna arrivare a un momento in cui il menarca sarà tanto importante quanto il monarca per gli storici. Cioè gli storici dovranno occuparsi di entrambe le cose. E qui noi abbiamo una straordinaria tradizione, perché Genova ha avuto uno storico come Edoardo Grendi,
che nel 1973 dice, aprendo un libro, chi sia interessato alle battaglie lo chiuda subito questo libro. Ora noi abbiamo anche recuperato le battaglie perché sono importanti e ci sono ad esempio, no? Sono le tracce di guerra dentro questo straordinario, non ho ancora detto che è straordinario, è bellissimo questo libro, ma l'ha detto l'esperto, quindi insomma io adesso vengo a rimorchio. Ecco, ci sono anche queste, ma c'è anche tutto il resto, c'è la quotidianità, ho detto alto e basso, e poi c'è il comparativo e il cosmopolita, sempre dal punto di vista metodologico. Noi abbiamo tanto bisogno di uscire dal nostro paese. Uscire dal nostro paese per vedere come il nostro paese è stato dentro delle reti più ampie. Genova in questo senso, no? La storia delle migrazioni, la storia dell'Ansaldo che apre una filiale a New York nel 1915, e va avanti per 6 anni e vende aerei negli Stati Uniti. Bene, questa è una storia che però a lungo ce la siamo un po' dimenticata, diceva giustamente molto bene Luca prima, ci sono dei pezzi della nostra storia che ma ce la siamo dimenticata, è come se avessimo preso l'impressione che ebbe di Genova Mark Twain viene a Genova e dice un postaccio, tristissimo, dimenticatelo, e più o meno le stesse cose dice Henry James, il buio di questa città, e noi le abbiamo prese alla lettera e abbiamo detto nascondiamoci. E invece no, invece dobbiamo fare come gli altri americani che ci hanno scoperto, no? E riaprire. Ecco, allora, da questo libro, perché vedete, ad esempio, non so, ecco, c'è il fascismo a New York nel 1939, il fascismo a Chicago. Io ho fatto una ricerca d'archivio negli Stati Uniti proprio sulla fiera di New York del 39, e qui cosa c'hai? C'hai le due modernità diverse. C'hai l'estetica dell'impresa statunitense e l'estetica della politica fascista. E come si confronta? E appunto dal libro si vede molto bene. Allora, cosmopolita e comparativo. E poi interdisciplinare. E questa è una lezione molto più ampia, che va molto al di là della storia. Una delle grandi sfide del dibattito internazionale oggi, e non solo storiografico, è proprio l'interdisciplinarietà. È proprio l'uscire, come dicono gli studiosi di organizzazione, dal proprio silos, dalla propria dimensione specifica. Hanno scoperto le grandi imprese che in questa maniera, a suon di taylorismo e di divisione rigorosissima del lavoro, beh, il sistema non sta più in piedi. Perché? Perché le varie parti devono correlarsi tra di loro, i silos devono dialogare l'uno con l'altro, ma è molto difficile, è estremamente difficile. È difficile ad esempio per noi all'università, perché se io mi presentassi a un concorso nella sua disciplina, giustamente mi bocciano immediatamente, ma anche se provo in una affine, mi bocciano lo stesso. E io boccio loro se vengono dalla mia parte. Ma vi rendete conto? Qui c'è una grande lezione, che è quella di un grande francese che insegna a Stanford, che è Michel Serre, ha scritto un libro bellissimo, La piccola pollicina. Piccola pollicina perché è una ragazza che usa i pollici per far andare velocissimo il suo iPhone, smartphone, non so. E dice Serre, dice quando entro in classe, ed è la stessa sensazione che ho anch'io, quando entro in classe ho la sensazione che quello che sto dando loro è un'infinitesima parte di quello che c'è in giro nel mondo e di quello che loro stanno sentendo. Io sto cercando disperatamente di infilarli in un box, in un silos, che è storia contemporanea, storia dell'arte, storia di questo, storia di quell'altro, oppure sociologia. E loro invece sono curiosi di tutto. Ecco perché si addormentano davanti a me. Dice Serre, figuratevi, Michel Serre, autorità assoluta. E allora perché non seguirlo? Dunque sulla strada, se possibile, l'interdisciplinarità. Ecco, la Wolsoniana lo ha fatto. Io sono andato alla Wolsoniana, io che sono notoriamente ignorante di storia dell'arte, non mi hanno chiuso la porta, mi hanno aperto le carte, anzi mi hanno aiutato, mi dicevano guarda che questo, qui non stai capendo, e tutte queste robe qua. E qui ritorno appunto al discorso che faceva Fabio, quando un museo è un centro di ricerca, è un centro di discussione, è un posto dove impari delle cose, ma non perché ci passi davanti, le vedi, le rivedi, ma perché ci parli. E qui allora, rapidissimo, sul terzo tipo di considerazioni, quindi la sostanza, ci trovate un Novecento liberato, possibile, no? Aperto.
La metodologia, alto-basso, comparativo cosmopolita, interdisciplinare. E poi ci trovate anche una lezione istituzionale che è già stata in vario modo adombrata, di un caso virtuoso di rapporto pubblico-privato, un caso virtuoso, molto importante, molto significativo. Quella è stata una delle chiavi degli Stati Uniti nel Novecento. Gli Stati Uniti non sono il privato nel Novecento, sono il privato e il pubblico, in continua tensione. C'è un libro bellissimo che è uscito qualche mese fa proprio su questo tema. E poi ancora, la lezione della sensibilità per i pubblici. Mickey Wilson aveva in testa delle idee di pubblici, cioè delle idee di gente che sarebbe andata a vedere queste cose, che avrebbe dialogato su queste cose. Questo è decisivo. Questo è decisivo per noi. Uno dei grandi dibattiti tra gli storici oggi, non tanto gli italiani perché stanno chiusi, ma insomma anche un po' gli italiani, ma quali sono i nostri pubblici? Ma chi è che ci legge? Ma com'è che facciamo a raggiungerli? Com'è che facciamo in modo che la gente ci legga e discuta del passato e non chiuda e cabe la storia ufficiale? Ecco, questa è la sensibilità per i pubblici. In questo senso ci viene benissimo. Dobbiamo metterci a studiare marketing. C'è una lezione straordinaria su chi ha studiato i pubblici. Chi è che ha studiato i pubblici nel Novecento? Sono quelli che facevano marketing, che cercano il più possibile di avvicinarsi a una condizione che c'era a fine Ottocento, a metà Ottocento, e che era fondata sul fatto che chi vendeva aveva dei negozi, e allora lì sapeva benissimo a chi vendeva. E quindi aveva un'idea, avrebbe detto Veblen, antropomorfa del mercato. Abbiamo passato un secolo, dice una delle più grandi storiche del marketing, per cercare di riavvicinarci a quella condizione. E allora usiamoli questi strumenti, e qui dentro c'è anche questo. E poi vedete, c'è un forte senso del fatto che i nostri lavori sono lavori relazionali, che se non c'è la relazione non servono a niente, assolutamente a niente. Che se noi, ecco perché mi piace molto fare gli esami orali e odio gli esami scritti. Perché intanto gli stessi americani stanno scoprendo che gli esami scritti, non so se avete visto, c'è un dibattito ormai enorme, no? Sul fatto che quegli esami inventati dal grande Conant, che era il rettore di Harvard nel 1946, c'hanno improvvisamente decine di migliaia di studenti, e come si risponde? Si risponde con dei test, è l'unica maniera, reduci dalla guerra. Ma oggi stanno scoprendo che funzionano sempre meno. E invece i nostri sono lavori relazionali. Questo è un libro relazionale, ti parla, ti interroga. I libri veri, diceva Lionel Trilling, non li leggiamo, ci leggono loro. E allora i due curatori lì sono veramente, hanno incarnato questo tipo di lavoro. A me è piaciuto molto che abbiano detto, che poi dicano siamo curatori. Per me è importantissimo questo, perché è un lavoro specifico quello del curatore. Certo, sono dei bravissimi storici dell'arte tutti e due, ma sono prima di tutto dei curatori, cioè delle persone che hanno la sensibilità relazionale, che hanno e si sforzano di fare una cosa che sta in un bellissimo, è un po' la sintesi dei nostri mestieri, soprattutto del mestiere di chi insegna storia. È un detto ebraico, dice, insomma, il problema non è tanto, no, progettare il futuro, il problema è progettare il passato. Il futuro in qualche modo possiamo anche immaginarlo, il passato è così difficile da reimmaginare. È così pesante il passato. E allora lasciatemi concludere con Jerry Lewis, di nuovo ebreo, grandissimo. Jerry Lewis in un film dell'81 dice una cosa che dico sempre ai miei studenti all'inizio del corso. L'importante non è desiderare un meraviglioso futuro, è costruirsi giorno dopo giorno un buon passato. Poi naturalmente cercheremo di fare anche qualcosa per il futuro. Grazie. Grazie Nando, naturalmente grazie perché è stata veramente una lezione, sempre bravissimo, naturalmente quindi avete capito che noi non gli abbiamo mai detto che non aveva capito, questa fa parte così delle sue autoleggende. Noi, come diceva prima Gianni, siamo qua come uditori e l'unica cosa che
per concludere vorremmo fare sono alcuni ringraziamenti. Naturalmente il primo ringraziamento a Michi ad averci portato in questa avventura. Io ormai ho dimenticato da quanti anni lavoro con lui, ma non è meglio non dirlo. E naturalmente un ringraziamento grande a Palazzo Ducale, a tutti i nostri colleghi, a Luca che ha avuto Borzani, che ha avuto l'idea, bisogna dargliene merito, di fare questo libro e di festeggiare in questa maniera che evidentemente è molto più intelligente e simpatica di quanto avevamo pensato in precedenza. E naturalmente l'ultimo ringraziamento è quello a tutti quelli che hanno donato o aiutato la collezione in questi anni. Ne parlava prima Benzi, non li possiamo citare tutti, ma effettivamente abbiamo avuto un grosso supporto. Michi ha dato il via, ovviamente, in maniera potente e massiccia, ma stanno seguendo tante persone con donazioni, comodati, cioè la collezione sta diventando un centro gravitazionale di tutti quelli che si interessano e si occupano di Novecento. Questo è sicuramente l'aspetto più interessante e stimolante che ci fa vedere un po' il futuro, forse, oltre che un buon passato. Non so se Gianni vuoi dire qualcosa. No, direi allora che possiamo anche terminare. No, ecco, tra i ringraziamenti allora un pensiero affettuoso a Silvia Barisione, che è stata per tanti anni con noi e che prosegue, insomma, rapita, kidnapped, come dice Michi, rapita, allora che prosegue comunque lavorando sempre sulle stesse cose a Miami. Però infatti quando abbiamo preparato il DVD anche con le immagini dell'inaugurazione di 10 anni fa o dell'altra inaugurazione di mostra, abbiamo voluto allora che ci fosse Silvia, perché insomma allora, siamo stati per tanto tempo allora un trio. Quindi un ringraziamento, Matteo l'ha già fatto, quindi a tutti i nostri colleghi di Palazzo Ducali, un particolare ricordo Claudia Bovis e Maria Teresa Rusta, che questo libro se lo sono letto in anticipo, che hanno anche dato suggerimenti per quanto riguarda le traduzioni. E l'ultima cosa, allora, che proprio mi collego a quello che diceva Matteo, che è molto importante, questa è anche una collezione di documentazione, come è stato detto, come è stato sottolineato da molti. Durante questo, ecco, in questo senso, proprio nel senso della documentazione, è una collezione che se non cresce un po' muore, ed è per questo che noi diamo così tanta importanza ai comodati, alle donazioni, che chiaramente devono essere, mi verrebbe da dire, simpatetici con la collezione, però questo è molto importante, perché proprio il valore di documentazione della collezione fa sì allora che debba essere una collezione che debba arricchirsi, proprio per documentare meglio, in più aspetti, mi verrebbe da dire prismaticamente, allora quello che è il periodo di cui ci occupiamo. Quindi grazie a tutti e a presto, vi aspettiamo a Nervi. Bravo. Grazie. 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 Grazie.